Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Notte di paura nel quartiere Vomero Aranella, a rischio crollo un palazzo di Via Orsi, famiglie evacuate. 36 famiglie sgomberate dai rispettivi appartamenti, negozianti costretti a chiudere le proprie attività dopo l'evacuazione ad opera di vigili del fuoco e protezione civile dell'edificio al civico 18 di Via Orsi, nel quartiere napoletano dell'Arenella. A determinare lo sgombero delle lesioni nelle pareti comparse al quinto e al sesto piano del palazzo, forse provocate da un cedimento strutturale dovuto a lavori abusivi realizzati all'ultimo piano, il settimo. Lo sgombero è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, dopo segnalazione degli stessi inquilini. Poi, questa mattina, per i negozianti, la diffida per motivi di sicurezza a rialzare le saracinesche. Abbiamo fatto una diffida che non possiamo aprire. Motivo, motivazione? Stanno venendo magistrati e tutto, quindi appena sappiamo qualcosa di utile valuteremo. Per ora abbiamo solo firmato una diffida a non aprire. Non si sa di quanto tempo, non si sa per quanti giorni. Tutti i negozi sulla strada? La maggior parte sì, partendo dalla pasticceria a scendere, sì. È una diffida da aprire perché il palazzo è pericolante. Basta, niente proprio, ci hanno detto. Ah. Allora, io ieri pomeriggio ero aperta e ho assistito al fatto che sono arrivati i vigili del fuoco. Questa confusione c'è dalle 5 di ieri pomeriggio. Hanno fatto scendere le persone dal palazzo, hanno detto che era una sola verticale. Sono passata ieri tardi, 11 e mezza, mezzanotte, c'era ancora tutta la confusione delle persone in mezzo alla strada. E poi stamattina hanno detto che non possiamo aprire. Pensavo almeno di trovare, che ne so, messo un pochettino, insomma, tipo tubi innocenti in protezione, il palazzo, queste cose così, invece niente. Per il momento non hanno fatto Ma hanno niente dato da questo ieri. verbale e basta. Questo verbale è basta. Non sappiamo né cosa dobbiamo fare né per quanto tempo dobbiamo stare chiusi. Niente proprio. Abbiamo avuto questa sorpresa stamattina. Al lavoro per trovare un'abitazione alternativa alle famiglie, la protezione civile del comune di Napoli, che non esclude una chiusura totale della strada, importante arteria per il traffico in zona. Le lesioni potrebbero essere state causate da un cedimento strutturale dovuto, stando ai primi rilievi statici, a lavori di restauro all'interno del palazzo. Siamo in collegamento con l'assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana del Comune di Napoli, Antonio De Jesu. Grazie per essere collegato con noi. Ben trovato, assessore. Grazie a lei, Assessore, volevamo qualche aggiornamento sulla situazione di Via Orsi. Lo stabile è stato evacuato, le famiglie sono fuori dalle loro abitazioni. Che pericolo c'è dopo questo possibile, diciamo, dissesto del palazzo a Via Orsi? No, il dissesto c'è. Allora questa situazione strutturale che ha investito alcuni pilastri nell'abitazione al quinto piano crea a cascata un appesantimento di solai sovrastanti che teoricamente poi potrebbero investire. Lì c'è un problema di consolidamento delle strutture portanti dello stabile. La cosa non è leggera, è significativa. Da stanotte sono state, evacuate i nuclei familiari e la ditta del condominio ha già, d'accordo con i vigili del fuoco, ha già cominciato da stanotte, già dalle 11 mezzanotte, hanno cominciato i lavori di consolidamento del quinto piano, cioè hanno camiciato i pilastri che si erano ammalorati, che erano esplosi praticamente. Quindi, quella situazione. Noi abbiamo dato tutta l'assistenza. Allora, la gran parte delle famiglie ha trovato una sistemazione autonoma. Noi abbiamo messo a disposizione delle camere, l'Hotel Neapolis a Corso Umberto, che sono state occupate una da una studentessa e l'altra da una coppia di anziani che ci hanno chiesto di essere assistiti almeno per stanotte. Assessore, si capisce quali possono essere state le cause poi di questo dissesto, che, come diceva lei, essere anche importante? No, in questo momento bisogna fare delle riflessioni serie sulla staticità dell'immobile, in questo momento avanzare delle cause o motivazioni è prematuro. Peraltro, stamattina so che è andato sul posto anche un sostituto procuratore e la Polizia Municipale è stata incaricata delle indagini. Certo, rimane aperta al traffico però Via Orsi, è vero? Sì, con esclusione dei mezzi pesanti.
Quindi... per cui da stamattina c'è un servizio della Polizia Municipale che assicura il transito solo ad autovetture, ma non ai mezzi pesanti, perché il Comando di Vigili del Fuoco ci ha dato questo indirizzo. Quindi voi continuerete chiaramente a monitorare la situazione fin quando, insomma, non ci saranno delle certezze su anche i tempi poi di recupero per far rientrare le famiglie in casa? Guardi, lì c'è un problema di sicurezza abitativa, per cui i tecnici del comune dovranno fare delle valutazioni, e compete al comune, al sindaco, di emettere dei provvedimenti sulla base di un'analisi tecnica delle criticità in quello stabile, che non è facile, l'approfondimento tecnico è indispensabile. Di pari passo ci sono indagini della Procura delegata alla Polizia Municipale per valutare eventuali responsabilità. Certo, Assessore, noi non possiamo non approfittare della sua presenza anche in collegamento per chiedere come procede la blindatura della città per questa notte Champions. La vigilia è stata purtroppo costellata da incidenti non piacevoli che nulla appartengono al tifo, ma sono soltanto atti di violenza. Assolutamente, il piano predisposto dalla Questura, perché come lei sa l'ordine della sicurezza pubblica è di stretta competenza del prefetto e del Questore. Il piano operativo, sono certo, è stato predisposto nei minimi dettagli, però è chiaro, quando si parla di intemperanze, comportamenti violenti che possono essere generati in qualsiasi punto, anche non centrale della città, è sempre difficile poter governare tutto, dipende molto dall'autodisciplina delle tifoserie, è sempre legato alle persone. Quindi invitiamo tutti coloro che dovranno recarsi allo stadio di farlo in maniera tranquilla e godersi una serata serena di grande sport. Ma da tutte le energie, io l'appello è che siano canalizzate nel sostenere la squadra. Dico una cosa scontata, ma veramente alcune volte, nonostante abbia tanti anni di servizio, non riesco a comprendere i comportamenti. Purtroppo ci sono tanti tifosi, per fortuna la stragrande maggioranza è una tifoseria sana, ma c'è uno zoccolo duro che coglie l'occasione dell'incontro di calcio per sviluppare un'attività violenta che usa nei suoi atteggiamenti quotidiani, questo è il problema. Sono pochi, ma incidono e condizionano la libertà di tanti. E lei di notti Champions da quest'ora e di notti particolari per quanto riguarda l'allora Stadio San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, ne ha visti veramente tante. Sì, tante, perché ricordo una partita Napoli-Roma, incendiarono delle macchine davanti al commissariato, è migliorato molto anche grazie alla normativa sempre più performante, alla riqualificazione strutturale degli stati, all'interno dello stadio abbiamo un sistema di monitoraggio molto molto capillare, il problema si sposta all'esterno, questo è il problema, e per quanto riguarda le partite internazionali incide sulla notte precedente e anche su quella successiva. Allora, Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie sempre per la sua disponibilità. Grazie a lei. Arrivederci. Matrimoni di comodo per immigrazione clandestina, 18 gli arresti. Nelle province di Napoli, Caserta, Bergamo e Milano, i carabinieri della compagnia di Caserta, a conclusione di un'articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura nei confronti di 18 persone gravemente indiziate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzato a favorire l'illecito ingresso e l'indebita permanenza nel territorio italiano di stranieri clandestini e irregolari. 5 persone sono finite in carcere, per altri 11 sono stati disposti domiciliari per 2 indagati e scattato invece l'obbligo di dimora.
L'attività investigativa, avviata nel luglio del 2019, ha consentito di individuare una consolidata organizzazione che aveva come finalità principale il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sul territorio italiano attraverso lo schema del cosiddetto matrimonio di comodo tra cittadini italiani compiacenti che percepivano in cambio della loro disponibilità un corrispettivo in denaro e cittadini extracomunitari ai quali venivano richiesti fra 5.000 e 6.500 euro in contanti che potevano poi così richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Il gruppo criminale era ramificato nei comuni di Napoli, Castelvolturno, Mondragone, San Cipriano d'Aversa e Avezzano. Nel corso dell'indagine, inoltre, sono stati riscontrati più di 40 matrimoni fittizi ed è stato accertato un volume d'affari di quasi 200.000 euro, quale provento dell'attività delittuosa. Siamo in collegamento da Palazzo San Giacomo con Maura Striano, assessore all'istruzione e alla famiglia del comune di Napoli. Ben trovata, assessore. Buongiorno. Allora, assessore, la refezione scolastica quando partirà? C'è stata una protesta dei genitori proprio sotto Palazzo San Giacomo per chiedere quanto prima la refezione, perché chiaramente per motivi familiari diventa difficile la gestione dei bambini per quanto riguarda il pranzo. Sì, io ho invitato una delegazione di genitori a incontrare me e la dottoressa Fedele, che è la dirigente dei nostri servizi, affinché potesse avere tutte le informazioni in dettaglio rispetto a questa procedura. Tengo a sottolineare che si tratta di una gara triennale, quindi noi ci saremo coperti per 3 anni dai servizi che saranno erogati dalle aggiudicatari di questa gara. Naturalmente, quando ci sono delle gare così consistenti, anche poi tenendo conto di quelle che la procedura che noi seguiamo, che è una procedura prima a livello centrale, poi a livello di municipalità e poi di nuovo a livello centrale, e tenendo conto poi di una serie di approfondimenti che sono necessari per garantire la qualità e la trasparenza, no? Di tutti i processi, l'iter ovviamente ha richiesto dei tempi leggermente più lunghi di quelli che noi avevamo preventivato. Comunque siamo veramente in dirittura d'arrivo, quindi abbiamo dato, diciamo, come finestra temporale tra il 24 ottobre e il 2 di novembre. Noi speriamo di riuscire anche per il 24 ottobre a attivare i servizi, quasi contestualmente poi all'attivazione, anche alla partenza delle attività educative all'interno dei nidi che noi abbiamo dato in affidamento. Quindi praticamente il ritardo è dovuto alla gara triennale, quindi il prossimo anno scolastico? Sì, il ritardo è dovuto sì al fatto che noi abbiamo fatto una gara triennale, quindi è una gara molto consistente, molto ampia, che richiede vari livelli di approfondimenti e di accertamenti. E quindi questo, assessore, mi perdoni, assessore, quindi significa che il prossimo anno non sarà necessario perché durerà 3 anni, per cui la refezione potrà partire... No. Non si faranno ulteriori gare. Il motivo per cui noi abbiamo fatto una gara triennale è per evitare che ogni anno ci siano dei ritardi e delle difficoltà. Quest'anno c'è stato appunto questo lieve ritardo, che è di un mese, poi sostanzialmente a quello che avevamo rispetto a quanto avevamo immaginato, un mese e qualcosa, che è dovuto alla necessità di fare degli approfondimenti. Quindi lei si sente di assicurare a tutti i genitori che sono in ascolto che il prossimo anno questo problema non ci sarà e la refezione partirà contestualmente? Sono sicura che il prossimo anno questo problema non ci sarà, perché se gli aggiudicatari ottempereranno poi a tutti i loro impegni e noi faremo poi dei controlli con le commissioni scuola a livello... Noi abbiamo una commissione, refezione, noi abbiamo una commissione a livello centrale e poi avremo delle commissioni a livello di scuole, a livello di municipalità, quindi faremo dei controlli agganciandoci poi ai territori, alle scuole. Questo ci consentirà anche di garantire una qualità che si manterrà alta
nel triennio, e ovviamente quindi noi avremo la possibilità di avere un monitoraggio costante di tutto, di tutto il processo. Quindi l'anno prossimo non ci sarà nessuna gara, perché la gara è stata fatta quest'anno. Certo, e quindi si partirà per tempo. Le chiedo la riflessione: quando partirà su tutte le municipalità o ci possono essere delle... No, su tutte le municipalità partirà, su tutte le municipalità, perché appunto abbiamo, diciamo, un sistema integrato e organico, per cui partiremo complessivamente, appunto, offrendo i servizi a tutte le scuole di tutte le municipalità. Parliamo adesso di un altro problema, la dispersione scolastica, ancora numeri ahimè troppo alti. Parte una nuova piattaforma presentata proprio questa mattina in prefettura. Sì, noi abbiamo predisposto una piattaforma in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e con la Procura. Abbiamo elaborato appunto una piattaforma che ci consentirà di acquisire una serie di dati in modo continuativo nel tempo, quindi di fare un follow up rispetto a quella che ancora non è dispersione ma è evasione scolastica. Perché l'evasione è, diciamo, l'anticamera dell'abbandono e della dispersione. Quindi noi cercheremo di monitorare con molta attenzione l'evasione scolastica attraverso appunto una segnalazione tempestiva che ci sarà fatta dalle scuole. La segnalazione poi ci consentirà di tracciare, no, i casi maggiormente a rischio e poi di acquisire dei dati che in caso di grave inadempienza da parte della famiglia saranno poi segnalati in procura, e ci sarà quindi un controllo incrociato da parte di tutti gli enti, no, preposti. E questo è assolutamente importante, soprattutto nei quartieri dove è ancora più alta la dispersione scolastica, certo, perché portare a scuola questi ragazzi significa garantire loro un futuro diverso da quello, purtroppo, magari della criminalità e della violenza. Certo, è importante monitorare fin da... proprio dall'inizio, no, del percorso educativo, i rischi di abbandono scolastico, cercando appunto di mettere a fuoco quelle che sono le maggiori criticità e fare degli interventi tempestivi, poi coinvolgendo tutti gli attori che devono prendersi cura di questi ragazzi, quindi sicuramente interpellando le famiglie e avendo uno sguardo anche molto attento sulle condizioni delle famiglie e facendo poi un lavoro anche di supporto all'interno dei contesti scolastici. Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Al via il secondo tavolo educativo che si è tenuto nella parrocchia di Ponticelli. Si stanno riunendo nella diocesi di Napoli per la prima volta in alcuni territori della città i tavoli educativi nell'ambito del patto educativo, come era stato annunciato durante la festa del patrono di San Gennaro il 19 settembre scorso dall'arcivescovo Mimmo Battaglia. Lo scopo è quello di creare una rete solida e all'altezza dell'impegnativo progetto e della complessità del tempo attuale, nell'intento di formare una comunità educativa inclusiva e fondata sulla condivisione e cooperazione. Si vogliono inoltre mettere insieme esperienze, ruoli, linguaggi e differenti passioni nella stesura di programmi per realizzare interventi integrati e finalizzati a contrastare e prevenire fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica e del disagio formativo. Il primo incontro si è tenuto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Soccavo, il secondo si è invece svolto nella parrocchia San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli. All'incontro hanno preso parte i referenti territoriali delegati dall'arcivescovo Battaglia. Ascoltiamo Don Pasquale Incoronato. Il senso di questo patto, soprattutto di questo tavolo, è il tavolo stesso, cioè l'obiettivo adesso è proprio questo: mettere insieme tutte le realtà, e cioè la chiesa, le parrocchie, le associazioni, le scuole, tutte le realtà che si occupano dei giovani, per creare una rete. Abbiamo un progetto? No, lo dobbiamo pensare insieme. Abbiamo già un obiettivo? No, l'obiettivo è il tavolo, cioè per la prima volta la comunità educante si mette insieme per ragionare per il bene dell'oggi dei nostri giovani, dei nostri quartieri, senza differenze, tutti alla pari attorno allo stesso tavolo. Oggi siamo a Ponticelli e poi concluderemo a Forcella, in modo tale da creare questi tre tavoli, come l'arcivescovo ha pronunciato il giorno di San Gennaro, il 19 settembre.
Siamo in collegamento con Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Grazie per essere collegato nuovamente con noi. Ben trovato. Buongiorno e grazie per avermi invitato. Allora, c'è bisogno di recuperare la memoria storica per educare anche i giovanissimi alla legalità, una giornata in ricordo del vice brigadiere Cerciello Orega. È anche un memorial e l'anno prossimo ci sarà un torneo di calcio per ricordarlo? Sì, è stato un... questo è il terzo anno che facciamo questo evento qui a Somma Vesuviana, voluto fortissimamente dalla Lega Pro. Erano presenti tutti i vertici dell'Arma dei Carabinieri regionali, c'era la Guardia di Finanza, c'era il direttore scolastico regionale, c'erano tutte le massime diciamo, personalità del mondo del calcio, col presidente della Lega Pro Ghirelli. Un momento importante perché attraverso il ricordo di Mario Cerciello Orega si cerca di portare all'interno delle scuole un qualcosa di fondamentale. Qual è questo qualcosa di fondamentale? Insegnare ai ragazzi la cultura della legalità, e questo è quello, diciamo, il bisogno che sentiamo noi come istituzioni e che vogliamo condividere con i nostri giovani, che sono il futuro del mondo. Certo, ricordiamo ai nostri telespettatori come è morto Cerciello. Mario Cerciello Orega veniva barbaramente ucciso nella notte del 26, tra il 25 e il 26 luglio del 2019 da alcuni fendenti di due ragazzi americani che scappavano. E questo fu ucciso con 11 coltellate. Certo, il recupero della legalità su territori complessi come può essere anche il territorio di Somma Vesuviana è necessario, ed è necessario partire dalle scuole, partire soprattutto dai giovanissimi, perché bisogna creare una vera e propria cultura contro la violenza. Assolutamente sì, ribadiamo il concetto che è fondamentale, che è quello della legalità. Noi dobbiamo convincere i giovani che nel rispetto delle regole si ha tutta la libertà di questo mondo per fare ciò che si vuole, ma bisogna rispettare le regole, bisogna vedere lo Stato non come qualcuno che è contro di te. Infatti molte persone vedono i carabinieri, le forze di polizia in genere, come un qualcosa di ostacolo alla propria libertà. Invece sono coloro che ci tutelano, sono coloro che escono di mattina e fanno un lavoro importante per noi. Cercano di mantenere le regole affinché noi possiamo vivere liberamente, e questo è quello che noi vogliamo portare all'interno delle scuole, perché la cultura della legalità ci permette di essere, ci rende liberi. E certo, attraverso questo importante evento che ci sarà l'anno prossimo, che sarà organizzato un torneo a livello regionale grazie alla sinergia che si è creata tra tutte le istituzioni presenti, sarà un qualcosa di veramente fondamentale. Ci sarà un campionato della legalità fatto da giovani delle scuole superiori del nostro territorio campano. Volevo anche dire qualcosa sulla vedova di Mario Cerciello Orega, che non doveva parlare ma diciamo in quell'evento, perché non se la sentiva. È salita sul palco e ha dato una lezione davvero importante ai nostri giovani, parlando di sacrificio del suo uomo, parlando del dovere, il senso del dovere dell'istituzione, che non deve mai mancare per chi fa quel tipo di lavoro. Assolutamente, insomma, è fondamentale proprio anche partire dai campi di calcio, perché noi vediamo che soprattutto nei campi di calcio a livello amatoriale o anche semplici partite tra ragazzini è facile che ci siano atti di violenza. Bisogna far capire ai ragazzi che lo sport è sana competizione, ma mai violenza. È vero, e questo è fondamentale. E non a caso, proprio nella stessa giornata di sera mi sono visto con il nostro parroco Don Nicole, abbiamo da un'idea di un nostro amico Vincenzo Neri è partito incontri di calcio nell'oratorio. Se io non, diciamo, ero piccolino, si parlava di oratorio, lì che si viveva un po', diciamo, togliere questi ragazzini da mezzo alla strada, chi non poteva permettersi
di mandare un figlio a fare sport. Adesso, attraverso queste iniziative che sono fondamentali e importanti, si passa qualche ora spensierata, si parla di legalità, si vive il calcio come qualcosa che unisce e non divide. Questo è il messaggio che deve passare in ogni evento che si fa a livello calcistico, sia amatoriale che agonistico. Certo, assolutamente. I ragazzi devono capire che in campo, come negli altri sport competitivi, ci sono avversari ma mai nemici. E questo lo devono capire anche i genitori e le loro famiglie, mi permetto di sottolineare. Assolutamente sì. Io già in questo anno scolastico ho sentito qualcosa di strano. Bisogna difendere i propri figli che vanno a scuola, ma bisogna far capire ai propri figli che se un insegnante ti redarguisce lo fa assolutamente per il tuo bene, affinché che tu non commetta degli errori, sì, in campo scolastico, ma soprattutto nel campo della vita. E quindi un genitore va a scuola e va a redarguire il professore: ma tu perché hai parlato male di mio figlio? Io lo ritengo un qualcosa di veramente degradante e che non dà il senso di famiglia e il senso del rispetto delle istituzioni. Guardi, è fondamentale che ci sia un percorso diverso, cioè una diversa sinergia, perché le famiglie sono importantissime, la scuola è altrettanto importante, e è lì che passano la maggior parte del tempo i nostri figli, i nostri nipoti, è lì che si cresce veramente. Allora bisogna essere vicini ai professori, le famiglie e i professori devono lavorare tutti nella stessa direzione, permettere a questi figli un giorno di diventare sindaci, diventare carabinieri, diventare anche operai, perché dove c'è il lavoro c'è libertà, ma bisogna farlo insieme per far crescere una comunità diversa, perché poi non dimentichiamo una cosa importante: noi in questo momento storico, se non facciamo veramente sintesi tutti quanti insieme, con questa guerra economica in atto, non so veramente dove andiamo a finire. Assolutamente, insomma, siamo nel cuore della crisi e io credo, insomma, che purtroppo il peggio deve ancora avvenire dal punto di vista economico. Speriamo, insomma, quanto prima che usciamo da questo tunnel. Sindaco, noi la ringraziamo per la sua disponibilità. Arrivederci. Grazie. E buon lavoro in questo momento difficile anche per voi sindaci, che dovete, insomma, tenere anche ferma la piazza, perché le tensioni sociali sono più che mai legittime nei momenti di grave crisi. Dottoressa, mi permette un altro appunto? Prego. Noi stiamo vivendo sul nostro territorio la crisi dell'ADEMA, che è una nostra azienda aeronautica che lavora con Leonardo, e ci sono centinaia di famiglie, non solo del mio territorio, ma anche del mio territorio, che stanno in una grave sofferenza. Io voglio capire cosa vuole fare davvero il governo per queste famiglie. Non è possibile lasciare da soli a combattere una guerra senza armi. Allora aiutiamo la DEMA, aiutiamo la Whirlpool, aiutiamo quelle grandi aziende che fanno, diciamo, la sintesi sui nostri territori. Grazie. Assolutamente, sindaco, speriamo che il suo appello venga accolto dal governo centrale e che il governo centrale si occupi anche dei problemi delle aziende del sud. Arrivederci. Grazie mille, grazie. Vigilia complicata della Champions dal punto di vista dei disordini tra le tifoserie. Intanto Spalletti non ha dubbio, si gioca per vincere, non serve il pari, serve passare il girone primi per poter proseguire il cammino Champions e continuare a sognare. Ci giochiamo la qualificazione al Maradona con lo stadio pieno. Sappiamo quello che sarà la loro reazione in base a quello che è stato il risultato dell'altro giorno, perché viene involontario pensare che cosa vogliano fare i nostri avversari. E noi la dobbiamo interpretare, vista la volontà degli avversari, visto quello che abbiamo davanti noi, la dobbiamo interpretare come se fosse una finale. E dobbiamo metterci dentro tutto l'atteggiamento carico di voglia, di fame che ci si gioca nelle finali. Qualcosa cambierà e non
si dice fino a che non... Se si fa un gruppo WhatsApp, appena l'ho detta a loro, la comunica a tutti. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole giornata, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni, intanto continuate a seguirci, arrivederci.